Parliamo del cervello di questa F4, l'elettronica comandata da una centralina Marelli 7BM. Cosa comanda questa centralina? Comanda i cornetti di aspirazione ad altezza variabile, comanda gli 8 iniettori 2 per cilindro, la gestione del traction control che è regolabile su 8 differenti posizioni e le due mappature di gestione motore che sono in sport e in rain. Questo soprattutto per avere una moto più docile in condizioni di scarsa aderenza e una moto più aggressiva nell'uso sportivo in pista. In strada ho potuto constatare di avere una moto molto facile, con un'erogazione fluidissima e con una ciclistica piacevole, confortevole. L'abbiamo provata sia sui passi che sulle strade statali. È veramente eccezionale, una moto che ti permette di guidare anche con rapporti lunghi a velocità basse senza nessun tipo di problema. Per quanto riguarda invece la guida in pista, è qui che dà il meglio di sé. Vediamo una moto determinata, con una ciclistica molto stabile sul veloce e allo stesso tempo però maneggevole sui tornanti stretti del circuito di Almeria. Cosa vi posso dire? Le ultime considerazioni, che il motore è fluido, stabile, un avantreno granitico, quindi è una gran bella moto. Ancora una volta MV Agusta ha azzeccato il modello della nuova F4.